La moda non è fatta solo di abiti e accessori, ma anche di numeri. Gian Giacomo Ferraris ci parla dell'andamento del gruppo Versace e dei progetti futuri. Montblanc presenta la nuova veste della boutique milanese. Ci racconta tutti i dettagli il direttore marketing Italia, Adrian Graf. La Perla lancia la nuova fragranza Divina, il primo progetto del brand indirizzato a un target giovane. La parola ad Enrico Ceccato, presidente di Perfume Holding. La ristrutturazione, per fortuna, a fine 2010 è una parola che noi abbiamo messo alle spalle, è finita. I risultati del 2010 provano che la ristrutturazione è stata efficace, è stata di breve periodo. Devo ringraziare la famiglia e anche i sindacati perché hanno portato a questi risultati. Si parlava di un EBITDA del più 68%. Questo è anche un effetto della ristrutturazione, ma non solo. La cosa positiva è che l'indicatore principale, che è quella che indica appunto la crescita, è avvenuta nei nostri canali caratteristici. Il wholesale è cresciuto del 15% e anche il nostro retail, seppur in ristrutturazione, è cresciuto di circa il 10%. E il riposizionamento del gruppo da marchio di solo lusso a marchio di fashion lusso? In Versace è una cosa facilissima, perché noi abbiamo solo riscoperto il DNA del fondatore, quindi una maison, e il fatto che abbiamo una forza straordinaria che è la nostra direttrice creativa, che ci porta a essere primari nelle manifestazioni di Pret-a-Porter. Avete annunciato anche il ritorno sul mercato giapponese? Beh, è la terza potenza economica mondiale, il nostro rientro è un rientro oculato, razionale, e i nostri prodotti rientreranno nell'ultima parte del 2011, quindi da inizi di settembre, e penso che un popolo straordinario come il Giappone per quel periodo abbia sicuramente risolto i problemi della catastrofe successa un mese fa. Presentate un nuovo format. Che cosa rappresenta per Montblanc? Ma per Montblanc rappresenta un po' il proporsi col suo nuovo posizionamento, che è un posizionamento di un brand ormai diversificato su tante categorie. Abbiamo questa heritage story con gli strumenti da scrittura, ma ormai da tanti anni siamo molto forti in altre categorie, tra cui gli orologi piuttosto che la gioielleria e la pelletteria. Quindi questo è il nostro nuovo modo di porci. Già una realtà in altri paesi, Montblanc è un marchio presente in oltre 100 paesi, quindi già una realtà in altri paesi, finalmente anche in Italia siamo degni di porci nel modo più corretto nei confronti del posizionamento di Montblanc. Gioielli e orologi sono categorie nelle quali state spingendo molto, come stanno andando qui in Italia? Ma benissimo, gli orologi in modo particolare stanno vivendo un anno strepitoso. Devo dire che da 3 anni che Montblanc si è posta nel mondo dell'alta orologeria in modo molto serio, molto coscienzioso. Ha acquisito 2 manifatture nel Giura svizzero-francese, che è il posto dove nasce l'alta orologeria. Una delle 2 manifatture è Minerva, quindi abbiamo acquisito 150 e rotti anni di esperienza, e questo ci ha fatto veramente fare il salto anche tra chi di orologi si intende. Alla luce di un nuovo posizionamento che vi posiziona nella fascia più alta, come è cambiata la distribuzione? La distribuzione deve cambiare necessariamente nella stessa misura in cui cambia il posizionamento, quindi alzando il posizionamento deve alzarsi la qualità della distribuzione. La nuova Monte Napoleone ne è un esempio lampante, ma anche nel resto della distribuzione, quindi nelle gioiellerie o anche nel canale tradizionale, stiamo andando sempre più nella direzione di punti vendita che dedicano lo spazio assolutamente dal pavimento, diciamo, al soffitto, totalmente a noi. E questo è il modo corretto per proporre Montblanc, ormai non più un marchio solo di strumenti a scrittura, ma un marchio totalmente diversificato. Di Divina oggi per Perfume Holding? Ma la Perla è uno dei nostri marchi principali, peraltro un marchio di grandissimo valore e di grandissima presenza anche internazionale. Anche questo marchio oggi è posseduto da un fondo di private equity che sta facendo molto per svilupparlo ulteriormente. Divina rappresenta il primo lancio della nuova generazione da quando noi abbiamo acquisito Morris Selective Beauty creando Perfume Holding. È un lancio molto importante perché è la prima volta che con il marchio La Perla presentiamo un progetto indirizzato ai giovani.
Oggi i giovani rappresentano forse il target più importante per il settore della cosmetica e delle fragranze. Una volta erano un po' i loro genitori che sceglievano le fragranze per poi passarle ai figli. Oggi il segmento dei giovani è determinante e questo per La Perla è il primo progetto interamente dedicato ai giovani. Quanto riguarda il futuro, quali saranno le strategie e quali gli obiettivi? Negli ultimi due anni abbiamo prevalentemente lavorato sul rafforzamento della struttura distributiva. Abbiamo firmato lo scorso anno un importante joint venture in Asia con un gruppo importantissimo che si chiama LuxAsia. Stiamo per siglare a breve, nei prossimi 15-20 giorni, un importante accordo commerciale in Middle East con un grandissimo partner e il prossimo target è rafforzare la nostra presenza in Centro-Sud America, dove i nostri marchi hanno una grandissima presenza. La moda in primo piano. Moreno Giuriato ci parla dei numeri e delle strategie di crescita di Vital Service. Ricerca, innovazione e design, ecco i punti di forza della nuova macchina per il caffè Magnifica S di De'Longhi. Tutti i dettagli nelle parole di Roberto Caputo. Bilancio 2010 che per noi chiude il 31 marzo, quindi oggi abbiamo un fatturato di 86 milioni, quindi in crescita del 22% rispetto al bilancio 2009. Avete inaugurato anche a Miami il primo negozio in assoluto di MET. Come mai avete scelto questa location e quali sono le aspettative di vendita? Come mai Miami? Beh, è già da un anno che abbiamo intercettato questa location non solo quale punto vendita o punto di inizio per l'America, ma in quanto anche la città di Miami è una città internazionale e quindi la visibilità è internazionale, al di là, ripeto, del comunque principale motivo, che è quello di cominciare a guardare l'America più da vicino. Devo dire, ecco, mi ricollego al buon andamento della crescita aziendale. L'azienda cresce oggi totalmente nel settore multimarca, quindi è una crescita sostanziale, industriale, vera. Ci attendiamo, oltre la Cina, magari una crescita in prospettiva fatta anche di retail mirati, molto molto mirati in poche città in Europa anche. E oggi presentiamo le nuove Magnifica S, sono delle super automatiche di De'Longhi, è una linea di tre modelli dedicata proprio al mercato italiano. Sono delle macchine molto più compatte e con un posizionamento molto più in linea con quello che è il mercato italiano delle super automatiche. Come sta andando appunto il mercato italiano in termini di fatturato per De'Longhi? Allora, noi abbiamo chiuso il trimestre più o meno in pareggio e con una buona performance nel mondo del caffè. Noi nel caffè operiamo su quattro tipologie di prodotto: le moca elettriche, pompa tradizionale, superautomatiche e porzionato chiuso. Quindi una buona performance e adesso lanciamo queste nuove superautomatiche. E per quanto riguarda i numeri, mi può dare un'idea del fatturato e anche in previsione delle nuove macchine introdotte per quest'anno? Beh, noi siamo un'azienda che fa un fatturato di circa 150 milioni di euro, abbiamo un budget in crescita. Dovrebbe essere fattibile intorno al 10-13%. Per questa puntata di Pambianco Week on TV è tutto. Volete scriverci? tv@pambianco.com.